Riccardo Puglisi, di tutta la montagna di disavanzo e di conseguenza di debito che abbiamo accumulato, possiamo dire a mo' di bilancio di questo 2020 che la maggioranza, se non l'interezza, era costituito da debito buono, come lo chiama Mario Draghi? Io ritengo che le due fasi dei discorsi fatti da Draghi siano coerenti tra di loro, semplicemente perché bisogna distinguere le due fasi storiche, ovvero sia la fase relativa all'emergenza, in cui giustamente ci vuole del ristoro, cioè io do cassa, cioè do moneta a chi faccio dei trasferimenti, a chi ha problemi per comprare le cose, comprare beni e servizi. Questa è la fase di emergenza e naturalmente deve esserci dentro, e anche questo, anche se è una spesa corrente, la definirei deficit, debito buono, perché interviene rispetto a coloro che non hanno liquidità. Attenzione, non tutti i cittadini italiani hanno problemi di liquidità. Questo è un punto rilevante, perché alla fine l'intervento doveva concentrarsi, andando anche a valutare la liquidità, su coloro che non ce l'hanno. Poi però c'è un discorso sul debito cattivo, ovvero sia pensare che tu possa sviluppare il paese, fare crescere il paese, far tornare a crescere il paese al 2% l'anno, semplicemente continuando a trasferire risorse, girando risorse, potenziando la domanda. Draghi dice delle parole molto precise, parla di investimenti produttivi, come diceva prima anche Garavaglia, ma come anche sostanzialmente diceva Misiani parlando di interventi sul mercato del lavoro. Noi dobbiamo produrre. Se noi siamo più produttivi, coloro che sono, che le imprese che sono produttive, cioè che vendono delle cose di successo, danno reddito a chi? Ai lavoratori, ai capitalisti, tanto per usare un termine ottocentesco, e costoro comprano beni e servizi. Questo si chiama circuito del reddito ed è il concetto più antico dell'economia politica. La questione, vorrei tornare al tema del sondaggio perché mi sembra importante, attenzione, perché il governo, dato che la responsabilità è del governo, governo nazionale e governo anche governi regionali insieme, ma soprattutto nazionale, attenzione che l'incertezza viene creata largamente dalle politiche economiche, e in questo caso viene anche creata rispetto alle decisioni del governo su zona rossa, zona gialla, zona arancione. Chiaro. Io rammento Conte che a novembre aveva ricevuto una letterina dal bambino sul fatto che Babbo Natale potesse passare, ce la ricordiamo bene, certo, arrivare a Natale e portare i doni. Perché l'unico che abbia potuto circolare è stato proprio Babbo Natale in queste feste. Però fa un po' ridere, perché questa è una grandissima incertezza creata a motivo del governo che continua a cambiare idea. Senza chiedere scusa in primis, e in secundis c'è anche un altro tema, ovvero sia che a questo punto la cartina al tornasole, e chiudo, è data dai vaccini. Cioè sono i vaccini che danno più certezza, sono i vaccini che fanno sì che le imprese vedano una prospettiva di apertura dell'economia. Sì. Se il governo non interviene in quella direzione lì, però siamo dobbiamo fritti. Anche dire che quando anche la campagna vaccinale fosse partita a pieno regime, da qui ad arrivare a una copertura vaccinale che possa assicurare quella speranza e quella certezza. Se noi vaccinassimo come gli Stati Uniti, non come Israele, perché ci mettiamo a piangere. 10%, cioè all'incirca l'1,27% della popolazione totale, noi a oggi avremmo vaccinato in Italia l'intera città di Palermo, cioè 700.000 persone circa. Siamo a un 7, cioè siamo a 100.000. Stiamo al tema del debito. Misiani, visto che